Ora do la parola a Stefano Laporta, il presidente dell'ISPRA e presidente del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale. Buongiorno, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno vedendo ed ascoltando. Spero mi sentiate e mi vediate bene. Intanto un saluto agli altri, alle altre personalità, autorità che stanno portando questi indirizzi di saluto, i rettori delle università, il sindaco di Ascoli, l'assessore regionale all'ambiente e poi al nostro sottosegretario al MITE, l'onorevole Gava, che parlerà dopo di me. Anch'io mi congratulo con questa iniziativa, volentieri porto il saluto di ISPRA, del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, ma anche riallacciandomi alle considerazioni che sono state espresse prima dai due rettori, mi fa piacere portare anche un saluto, come presidente della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, proprio, perché intanto vedo tanti colleghi di altri enti di ricerca collegati, che ovviamente saluto insieme ai colleghi delle agenzie regionali che stanno partecipando all'incontro. Ma proprio perché è assolutamente necessario su temi come questi lavorare con un approccio multidisciplinare e intersettoriale. Tornando un po' al tema, no, di oggi, anche alle esperienze che abbiamo fatto, che tu citavi Giancarlo in apertura, non c'è dubbio che noi dobbiamo partire da una considerazione, cioè che negli ultimi anni sono in aumento i casi registrati di allergia ai pollini nei centri urbani in Italia, ma anche in Europa. Questa è una tendenza che si è confermata, è stata confermata anche in questo periodo così particolare, in quest'anno pandemico, lasciatemi passare questo termine, e questa evidenza, i dati, i risultati delle nostre analisi dimostrano che non può essere spiegata solo da fattori genetici, ma dobbiamo continuare ad indagare la tendenza delle concentrazioni in aria dei pollini allergenici. Che legati, no, come hai detto anche tu prima, alla gestione del verde e all'urbanizzazione, a volte anche mo molto rapida, delle nostre città, rendono poi più urgente approfondire in un quadro sinergico, con un approccio intersettoriale e multidisciplinare, le sinergie e i collegamenti tra l'esposizione ai pollini e agli inquinanti atmosferici. Rilevo ancora come numerosi studi epidemiologici mostrano come l'inquinamento atmosferico chimico possa poi interagire con gli allergeni aurodispersi, aumentando quindi il rischio di sensibilizzazione atopica e esacerbando i sintomi nei soggetti sensibilizzati. E man mano che aumentano tutte queste conoscenze sul tema, quindi appare sempre più chiaro che il monitoraggio aerobiologico sia parte integrante della valutazione della qualità dell'aria e che quindi, e vado a concludere, debbano essere ulteriormente rafforzati i rapporti interappunto disciplinari, soprattutto in settori così interconnessi come ambiente e salute, come peraltro anche l'emergenza pandemica sta dimostrando. Allora, noi volentieri come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente continueremo nella nostra attività mettendo a disposizione il risultato dei nostri lavori ormai da anni. Hai parlato correttamente di circa 60 stazioni che ormai da qualche anno monitorano la situazione e si occupano di monitorare e valutare i polli allergenici in Italia appunto attraverso questa rete di monitoraggio aerobiologico Polnet che è stata creata qualche anno fa e che poi invece nel corso così diciamo è stata un po' un'intuizione ma che invece poi nel corso degli anni e tu ne sei stato un protagonista Giancarlo abbiamo voluto rafforzare proprio perché ci siamo resi conto che questa rete può avere sostanzialmente dell'importanza della rete dei risultati anche in collegamento con le strutture sanitarie, anche per le conseguenze di carattere sociale ed economico, ma fondamentalmente la nostra rete ha due tipi di finalità. La finalità ambientale, perché ci consente un monitoraggio della biodiversità, una valutazione di impatto dei cambiamenti climatici, delle valutazioni in ambito agronomico e anche la tutela dei beni artistici è una valutazione poi, una finalità sanitaria perché consente attraverso i nostri dati di supportare le diagnosi e le terapie poi che fanno i colleghi medici, sanitari che si occupano di allergie da pollini o da spore. Ecco, per tutti questi motivi io penso che il convegno di oggi sia particolarmente interessante, debba essere poi in qualche modo replicato e visto anche in una logica sovraregionale, ma direi anche sovranazionale, visti i dati. E su questo, ecco, posso confermare oggi, ringraziandovi per questa iniziativa, che l'impegno di ISPRA del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente continuerà nei prossimi anni su un tema così delicato e soprattutto sull'approfondimento del delicato rapporto tra ambiente e salute. Grazie ancora per
per l'invito e buon lavoro a tutti noi.